Ritrovate ad una nuova puntata in salute. Il mese di ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno. E quest'oggi, in questa puntata, faremo proprio il focus sul tumore alla mammella. Quindi a che punto siamo? Tanti passi in avanti sono stati assolutamente fatti. E quindi quali step bisogna ancora affrontare? Poi soprattutto i fattori di rischio, la prevenzione, l'importanza della prevenzione che è davvero fondamentale. E parliamo appunto del tumore al seno, lo facciamo con il dottor Corrado De Santis, che è il direttore della Breast Unit dell'ospedale Sant'Anna di Torino. Grazie direttore per aver accettato il nostro invito. Grazie a lei. Per parlare di un argomento che purtroppo interessa tantissime donne, ma partiamo comunque da Sant'Anna, dalla Breast Unit che lei appunto dirige, che è davvero un'eccellenza a livello, diciamolo pure, nazionale, un orgoglio e un vanto della sanità piemontese. Grazie per questo complimento. La città della salute ha fatto degli sforzi, devo dire, in questo avevamo dato il contributo in diversi medici e capi dipartimento per ottenere il risultato di poter unificare attività che venivano svolte prima in reparti differenti all'interno del Sant'Anna e delle Molinette, e poi siamo riusciti progressivamente, anche sotto l'input delle linee guida europee e ministeriali, a fare un'unica grande Breast Unit che, se non sbaglio, per numeri e per attività è, credo, tra le prime due in Italia come attività. Ecco, come è strutturata, come lavorate? Allora, partiamo dalla definizione, perché magari non tutti sanno, Breast Unit vuol dire unità di senologia, tradotto certo. In italiano. E in realtà l'unità di senologia è un gruppo di professionisti che si uniscono di specialità differenti e si occupano della diagnosi, della stadiazione, e del trattamento e poi anche del follow-up, cioè seguire le pazienti successivamente alle cure per le donne che abbiano avuto la disgrazia di avere il tumore al seno. Ecco, quindi è un lavoro di equip. È un lavoro di equip, assolutamente. Non esiste più la figura del grande medico che può lavorare da solo, ma del grande gruppo. Poi è chiaro che per il paziente è importante avere una figura di riferimento, e molto spesso, a seconda del percorso che deve intraprendere la paziente per le sue cure, può essere il chirurgo o ginecologo, l'oncologo medico, piuttosto che altre figure all'interno della Breast Unit, compreso il chirurgo plastico quando è necessario il suo intervento. Ecco, la paziente che viene seguita prima, ovviamente durante e dopo anche l'intervento chirurgico. Certo, è importante per la gente. Comincia un percorso, lo portate proprio avanti. Esatto, importante per l'utenza in generale, certo, sapere come si entra nel percorso. Il percorso può partire dagli screening regionali, e questo vale all'incirca per il 25% della casistica di cui ci occupiamo. Ma ci sono donne che arrivano con sintomi e allora arrivano in ospedale, vengono a fare un primo accesso, e in questo devo dire la Regione Piemonte, grazie alla rete oncologica, ha avuto un grosso input nel favorire l'accesso delle donne a queste visite che vengono definite visite del centro accoglienza e servizi oncologici, e da lì vengono instradate a tutte le procedure di diagnosi o tranquillizzate, se è il caso di tranquillizzarle. Per fortuna è molto frequente questo. Meno male. Il tumore al seno quante donne colpisce, dottor De Santis? Allora, all'incirca in Italia ogni anno si ammalano di tumore al seno, cioè nuovi casi, circa tra i 47 e i 52 mila nuovi casi ogni anno. E sono numeri importanti, quasi purtroppo. Una cittadina. Sì. In Piemonte sono all'incirca 3.300-3.500. Di questi, all'incirca un terzo vengono poi curate all'interno della città della salute, perché
orientativamente la nostra casistica è di quasi 1400 interventi l'anno per più o meno tra i 900 e i 1000 nuovi casi di tumore mammario. Ecco, il tumore al seno in aumento, perché? Probabilmente questo può essere legato, ma mi espongo a dare delle supposizioni, può essere legato agli stili di vita, agli inquinanti atmosferici, ma gli stili di vita contano molto. Una dieta ricca di grassi, l'utilizzo di estroprogestinici molto frequente, la vita sedentaria è una delle cose che più facilmente può essere coinvolta nell'aumento. Poi ci sono anche cause genetiche, ma magari lo affrontiamo poi più avanti. Qual è la fascia di età più a rischio, maggiormente a rischio, anche se abbiamo visto che è un tumore che colpisce anche giovani donne? Colpisce giovani donne e colpisce anche donne anziane. La fascia d'età di maggiore incidenza è quella tra i 50 e i 70 anni, tant'è vero che le campagne di screening, i conti anche col rapporto costi-benefici, si concentrano in quell'età lì, però non sono infrequenti i tumori anche prima e anche nelle signore anziane. È chiaro che nelle signore anziane spesso la biologia può essere più lenta e a volte ci si può avvalere anche solo di terapie mediche, senza dover ricorrere alla chirurgia. Questo dipende dal tipo di tumore, perché ecco, la cosa che è bene si sappia, questo lo dico per le povere signore che vengono ai controlli periodici, o almeno spero che tornino ai controlli periodici, certo, perché in questo periodo è un pochino limitato l'accesso agli ospedali, non tutti i tumori al seno sono uguali, per cui non bisogna fare di tutta l'erba un fascio. Se uno ha fatto una terapia e una un'altra è perché le caratteristiche biologiche della malattia erano diverse. E diversa può essere anche la prognosi. Oggigiorno quasi non sai cosa augurare se devi avere un tumore al seno, se è quasi meglio averne uno che fino a un po' di anni fa consideravamo molto cattivo e per il quale abbiamo terapie estremamente efficaci, o se averne uno un po' più indolente che magari invece ha una progressione più lenta ma inesorabile. Ecco, si diceva il tumore al seno è in aumento, però le cure sono più efficaci, si guarisce molto di più. Sì. Ecco, lanciamo anche un messaggio positivo alle donne che in questo momento ci stanno ascoltando. Io lo dico sempre alle pazienti di cui mi occupo, alle signore di cui mi occupo, che a scatola chiusa circa l'87-90% delle donne guariscono. Che è un grande risultato, ecco. Cioè diciamo, certo, che negli anni più o meno l'incremento delle performance delle cure è stato dagli anni 90 ad adesso più o meno dell'1,7% migliorativo ogni anno. Quindi siamo passati da dover dire che si guarivano all'incirca il 70-75% negli anni 90 a poter dare questi numeri adesso, a quasi 30 anni di distanza. Bene, grandissimi passi in avanti, poi confidiamo molto nella ricerca, una ricerca che non si ferma. No, assolutamente, anche se in Italia non è facilissimo, ma per fortuna ci sono i gruppi cooperativi perché essendo un tumore, quello al seno piuttosto lento, richiede grossi numeri per poter fare dei passi avanti nella scelta di nuove terapie, di nuove strategie, e quindi fare gli studi clinici fatti in casa è di scarsa utilità per molti versi. Ecco, i fattori di rischio quali sono? Fattori di rischio maggiori, ne avevo accennato prima. Lo stile di vita. Lo stile di vita, la vita sedentaria su tutti, può essere il fatto di avere una dieta
non ben bilanciata, cioè spostata verso i carboidrati e i grassi, soprattutto i carboidrati raffinati. Quindi bisogna eliminare la pasta? La pasta in realtà è considerata tra le meno pericolose, il pane sì? bianco. Ah, il pane bianco, ecco, ci dica cosa bianco, non dobbiamo mangiare. Le farine raffinate. La quindi pasta, no pane bianco? No pane cioè bianco. Cioè riduciamo perlomeno Riduciamo perlomeno, prediligere quello integrale, evitare grassi tipo il burro o i derivati del burro. Quindi meglio l'olio extravergine di oliva. Esatto, uno non crede di mangiare mai il burro perché non lo compra, ma poi magari mangia la brioche o che i biscotti, è piena di burro, certo. Quindi impariamo a leggere le etichette. Comunque tutti questi fattori probabilmente hanno contribuito. Un'altra cosa che potrebbe aver contribuito è un uso sfrenato degli estrogeni anche di quelli alimentari, perché non scordiamoci che negli anni 80 e forse anche prima gli animali per produrre più carne venivano riempiti di estrogeni. Ecco, ma su e questo probabilmente argomento, negli omogeneizzati che si mangiavano da bambini di estrogeni ce n'erano tanti. Ecco, su questo argomento poi ritorneremo quando parliamo di prevenzione. Adesso facciamo una prima brevissima pausa, poi torniamo in salute. Insieme in salute, stiamo parlando del tumore a seno, visto che il mese di ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno. Abbiamo in studio il dottor Corrado De Santis, che è il direttore della Breast Unit dell'ospedale Sant'Anna in provincia di Torino. Dottor De Santis, allora abbiamo parlato ampiamente nel primo blocco del tumore a seno, che è un tumore in aumento, però anche le cure sono molto più efficaci, dunque sono stati fatti tantissimi passi in avanti. Si decide di ricorrere all'intervento chirurgico. Da lì cosa succede? Allora, oggigiorno l'80% delle pazienti si avvantaggiano di un trattamento chirurgico cosiddetto conservativo. Vuol dire che asportiamo il nodo tumorale con buoni margini di sicurezza e si fa un controllo radiologico intraoperatorio per essere sicuri di aver ottenuto questo risultato. Dopodiché si cerca e si rimuove il linfonodo sentinella, e il linfonodo sentinella è il primo linfonodo che si trova nella catena metastatizzante del tumore, ovvero il tumore può avere cellule che dalla sua origine iniziano a muoversi verso altri lidi e sceglie la via linfatica. Il primo linfonodo che si trova su questa strada si chiama sentinella. Viene tolto e viene analizzato. In alcuni casi selezionati può essere analizzato intraoperatoriamente, in alcuni casi viene esaminato in fase successiva. Quando risultasse metastatico, a seconda del tipo di metastasi, può essere necessario lo svuotamento completo dei linfonodi ascellari. Oggigiorno questa era una pratica che fino ai primi anni 2000 era la prassi assoluta quando c'era un carcinoma invasivo. Oggigiorno viene riservata solo alle pazienti con linfonodo metastatico, quindi direi meno del 20% dei casi. Ecco, dottore Santis, quando ricorrete alla mastectomia totale? Esistono ancora delle indicazioni, anzi sono aumentate data la bravura dei nostri chirurghi plastici, che sono in grado di fare delle ottime ricostruzioni, e non è necessario pensare che chi ricorre alla mastectomia ha un
un tumore più grave di chi fa un intervento conservativo, anzi hanno pari dignità. A volte un carcinoma nasce in più punti dello stesso seno, ma il volume tumorale è uguale a quello di un tumore più piccolo, ma nascendo in più punti è necessario togliere tutta la ghiandola per ottenere il risultato della guarigione locale della malattia. Altre volte ci può essere una componente non invasiva che si estende per un grosso volume e richiede lo svuotamento del seno. Poi i chirurghi plastici ci fanno la ricostruzione e dobbiamo lavorare come una squadra in sinergia, perché conta parecchio quello che facciamo noi chirurghi oncologi. Dobbiamo fare uno sforzo per risparmiare delle strutture che servono per ottenere il risultato estetico più soddisfacente possibile. Ecco, nel percorso di cura appunto del tumore al seno c'è proprio la ricostruzione della mammella. Questo è un passaggio fondamentale per la donna, sia da un punto di vista fisico sia da un punto di vista psicologico. Per questo motivo siamo davvero contenti di poterlo fare, facciamo entrare nel nostro programma Maria Alessandra Bocchiotti, medico chirurgo plastico. Dottoressa, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avermi così invitata a partecipare a questa interessante chiacchierata su un problema che coinvolge molte donne, quindi un problema importante. Ecco, così come è molto importante che una donna colpita da tumore a seno possa ritrovare la propria femminilità, perché dicevamo fa parte proprio del percorso di cura del tumore al seno la ricostruzione. Come avviene, dottoressa? Come avviene l'intervento? Allora, sicuramente, come giustamente diceva lei, è fondamentale nel percorso che la paziente sappia, nel momento in cui riceve una diagnosi di tumore, che dopo la malattia ci può essere in qualche modo un recupero, sia da un punto di vista fisico, giustamente, ma anche e soprattutto psicologico, perché noi sappiamo che oggi per salute non si intende solo l'assenza di malattia, ma appunto uno stato di benessere dei pazienti. Quindi è fondamentale perché la paziente possa affrontare sia la fase della malattia che ovviamente il percorso ricostruttivo, che può essere in alcuni casi un pochino più breve, laddove si riescano a fare degli interventi di ricostruzione immediata, cioè di ricostruzione contestuale all'intervento di mastectomia, ma che può essere in alcuni casi un po' più lunghi, laddove questa tipologia di intervento non possa essere eseguita per cause diverse, quali per esempio il fatto di non poter fare una mastectomia, come si diceva prima, di tipo conservativo, ma magari in cui si debbano asportare una maggiore quantità di cute o di tessuti. La ricostruzione che viene offerta alle pazienti nella nostra breast unit è una ricostruzione cosiddetta eterologa, cioè con l'utilizzo di protesi che vengono utilizzate, diciamo, per ripristinare il volume e la salienza mammaria quando possibile in una situazione che noi definiamo one stage, cioè in una situazione in cui la ghiandola mammaria è appena stata asportata e quindi se i tessuti sono sufficientemente trofici, se, come diceva giustamente il dottor De Santis, se la nostra collaborazione ha portato a una situazione chirurgica ottimale, ci consente di inserire la protesi contestualmente alla rimozione della ghiandola e quindi soprattutto di dare alla paziente la possibilità di risvegliarsi con una mammella completamente ricostruita e ripristinata e con una mammella più possibile simile alla mammella controlaterale, perché ricordiamo che è anche importante che la mammella ricostruita sia il più possibile, come dire, naturale, indubbiamente, ma anche simmetrico per volume e per forma con la mammella sana. E diciamo che le tecniche più recenti ci portano addirittura a poter fare delle ricostruzioni che sono molto naturali, anche perché la protesi viene posizionata esattamente nell'area anatomica in cui era situata la ghiandola e quindi in posizione sovrapettorale,
e questo sicuramente ci consente di creare meno danni al muscolo che una volta invece veniva coinvolto nella formazione della tasca in cui si inseriva la protesi e quindi consente soprattutto alla paziente una ripresa della sua vita normale, dell'attività fisica, dello sport, della possibilità di guidare molto più rapida, non necessitando di una fisioterapia riabilitativa sul muscolo pettorale. Quindi un tipo di ricostruzione che possiamo offrire alle nostre pazienti che è sicuramente all'avanguardia nel campo della ricostruzione mammaria. Ecco, dottoressa, viene anche ricostruito il capezzolo in questo intervento oppure in una fase. Indubbiamente. Allora, il capezzolo può essere ricostruito laddove ovviamente la mastectomia, cioè il tumore, debba in qualche modo il tumore condiziona ovviamente sempre la possibilità di conservare o meno il complesso areo Certo. capezzolo. Intraoperatoriamente facciamo un esame istologico estemporaneo che ci consente di valutare se effettivamente il capezzolo è sano, quindi può essere risparmiato. Laddove invece lo dobbiamo sacrificare, diciamo che l'ultimo step della ricostruzione è proprio la ricostruzione dell'areola capezzolo, che è un intervento decisamente più rapido e più leggero per la paziente, perché può essere eseguito in regime ambulatoriale in anestesia locale, quindi non richiede ricovero e sicuramente consente di ripristinare in maniera migliore la forma e l'aspetto della mammella nelle pazienti in cui purtroppo il sacrificio del complesso areola capezzolo ha portato indubbiamente a una maggior come dire, alterazione della forma e dell'aspetto della mammella. Quindi è una tappa fondamentale per chiudere questo percorso e che generalmente porta poi la paziente ad accettare a pieno, al 100%, la propria neomammella, diciamo, quindi generalmente poi il passaggio in cui la paziente finalmente riesce a guardarsi allo specchio e a condurre una vita che è appunto sovrapponibile a quella che conduceva prima della diagnosi oncologica. Assolutamente, dottoressa Bocchiotti, in quanti casi la ricostruzione del seno appunto può avvenire in sede di mastectomia totale? Ma diciamo che le ricostruzioni immediate sono francamente in aumento, ormai Bene. rappresentano l'80% direi degli interventi di mastectomia viene ricostruito immediatamente. In alcuni casi le condizioni non sono ottimali o comunque i rischi legati al posizionamento immediato della protesi sarebbero troppo elevati e quindi si opta per il posizionamento di un espansore in prima istanza, quindi comunque l'espansore è una vescica di silicone sostanzialmente dosato di valvola che viene inserito a fine mastectomia e che poi ambulatorialmente verrà gonfiato con della soluzione fisiologica sterile. Questo consente di aumentare la quantità di tessuto a disposizione, quindi in un secondo tempo di sostituire l'espansore con una protesi definitiva. In questo caso magari la simmetrizzazione mammella controlaterale viene fatta contestualmente al secondo intervento. Per fortuna queste situazioni stanno diminuendo, quindi sono sempre più frequenti le occasioni e le situazioni in cui possiamo fare una ricostruzione immediata, Bene. sicuramente con un grosso vantaggio per le nostre pazienti. Dottoressa, dobbiamo fare una brevissima pausa, ci ritroviamo subito dopo. Grazie, in salute. A tra poco.
Eccoci in salute in questa puntata molto delicata, dedicata al tumore al seno. Abbiamo in studio il dottor Corrado De Sanctis, che è responsabile della Breast Unit dell'Ospedale Sant'Anna di Torino. In collegamento Skype la dottoressa Maria Alessandra Bocchiotti, chirurgo plastico. La dottoressa Bocchiotti ci ha spiegato molto bene la ricostruzione della mammella in caso di mastectomia totale. Dottoressa, io continuerei con lei e poi come si vive con una protesi? Che Ma cosa si deve certo, fare? Quali poi i percorsi certo. ovviamente Allora, di... in realtà, quando trascorse ovviamente tutto quello che possono essere le terapie conseguenti alla mastectomia, Certo. quando si stabilizza la situazione con una protesi, si dovrebbe riuscire a vivere come con la propria mammella, nel Certo. senso che è chiaro che per la paziente, la protesi rappresenta un corpo estraneo, quindi ha bisogno comunque di un pochino di tempo per abituarsi al fatto che la protesi, per quanto le protesi moderne in gel di silicone coesivo siano molto simili come consistenza a quella di una ghiandola mammaria, è chiaro che la protesi è più statica, può creare magari una sensazione di ingombro, soprattutto a livello magari del pilastro scellare, quindi del braccio. In alcuni momenti può magari la paziente può sentire come delle fitte o delle contratture che però con il tempo dovrebbero andare risolvendosi. Chiaramente la protesi in quanto corpo estraneo purtroppo in alcuni casi crea invece dei problemi e lì bisognerà andarli ad affrontare man mano con la paziente. In alcuni casi la reazione dell'organismo può essere un pochino più spiccata alla presenza della protesi e quindi si possono verificare delle contratture che però diventano magari dolorose. In alcuni casi magari le pazienti sentono la protesi un pochino più fredda rispetto agli altri tessuti o comunque non tanto la protesi quanto la mammella ricostruita. E in queste situazioni bisogna seguire la paziente passo a passo sostanzialmente perché bisogna spiegarle soprattutto molto bene che potrà andare incontro ad alcuni problemi, bisogna spiegarle quali sono i problemi che si possono risolvere senza reintervenire o che cosa può fare massaggiando le cicatrici o magari riprendendo un'attività fisica o facendo una riabilitazione, che cosa può fare lei stessa per migliorare la propria convivenza con la mammella ricostruita. In alcuni casi purtroppo si verificano complicanze un pochino più importanti, quindi magari una contrattura su questa protesi, come dicevo, un'insorgenza di dolore, allora lì bisogna invece valutare con la paziente, ci sono degli interventi che possono in qualche modo andare a ridurre questi fastidi o questi dolori. Oggi abbiamo un'arma molto potente al nostro arco che è l'ipofilling. Cioè a dire un intervento in cui noi andiamo a prelevare del tessuto adiposo da altre zone del corpo e lo andiamo ad infiltrare nella zona della mammella e soprattutto laddove la mammella sia stata radiotrattata, quindi la paziente abbia dovuto fare radioterapia e quindi sia più accentuata questa sensazione di dolore, questa sensazione di contrattura. Poiché nelle cellule staminali, quindi nelle cellule adipose, sono presenti delle cellule staminali, quindi delle cellule ancora non differenziate del nostro organismo, si è visto ormai da alcuni anni, da parecchi anni, che l'infiltrazione di questo tessuto adiposo a livello delle zone radiotrattate migliora in maniera importante, il tessuto in cui noi lo infiltriamo. E questa tecnica ci consente di dare sollievo in molte situazioni perché il tessuto adiposo, oltre ad avere un ruolo di tipo un po' riempitivo e volumetrico, quindi oltre a fare un effetto di miglioramento da un punto di vista estetico, laddove ci possano essere delle irregolarità presenti a causa della protesi o magari
legate agli esiti comunque della mastectomia, oltre a riempire e dare un miglioramento estetico, come dicevo, della mammella, danno anche una rigenerazione del tessuto cutaneo sovrastante, quindi una riduzione di quelli che sono i sintomi che possono infastidire la paziente, una riduzione della contrattura, una riduzione dell'arrossamento della cute, un miglioramento laddove la cute magari presenti delle alterazioni dei piccoli vasi e quindi magari delle aree di un colore diverso, più arrossate, e quindi abbiamo varie possibilità per aiutare la paziente anche laddove chiaramente la presenza della protesi possa creare dei problemi, perché purtroppo ogni paziente è una paziente a sé e quindi ogni organismo può rispondere in una maniera diversa all'intervento chirurgico e soprattutto alla presenza della protesi. Ecco, però ogni problema ha una sua soluzione, ecco. Assolutamente. Questo sì. È un messaggio importante che vogliamo assolutamente lanciare. Assolutamente sì, esatto. Benissimo, anche il vostro ovviamente è un lavoro di equip, dottoressa, come ci spiegava bene il dottor De Santis. Sì, direi che è fondamentale la collaborazione, per questo secondo me è importante dare un messaggio alle pazienti, cioè dire alle pazienti che devono rivolgersi a strutture dove siano presenti delle breast unit, sì. Questo non avviene in tutti gli ospedali, non in tutti gli ospedali sono presenti, e quindi dove c'è una breast unit e dove c'è una breast unit in cui sia presente anche il chirurgo plastico, ma soprattutto dove siano presenti tutte le specialità. E la presenza del chirurgo plastico deve essere contestuale a tutto il percorso della paziente, e deve esserci una stretta collaborazione, perché chiaramente se non viene effettuato un intervento secondo alcuni criteri, come diceva prima il dottor De Santis, cioè il rispetto dei tessuti, il rispetto dello spessore, quindi in totale sicurezza oncologica, ma anche con una particolare attenzione alla conservazione dei tessuti, in particolare appunto del complesso areola-capezzolo o nel trattamento delle cicatrici, della cute, se questo non avviene diventa molto difficile poi in un secondo momento portare a un buon esito sia morfologico che estetico la ricostruzione. Quindi la collaborazione è fondamentale ed è fondamentale che le pazienti si informino e si rivolgano a strutture che possono offrire un servizio e un percorso diagnostico-terapeutico completo e al meglio, insomma, è ottimale per il loro, no, per il loro trattamento dall'inizio, cioè proprio dal momento della diagnosi al completamento e quindi alle fasi di follow-up. Dottoressa Bocchiotti, grazie davvero per essere stata con noi e per averci dato tutte queste preziose informazioni. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Grazie alla dottoressa Maria Alessandra Bocchiotti. Dottor De Santis, ritorniamo a noi. Abbiamo parlato del tumore al seno, quante donne colpisce, perché, le cure, mastectomia, la chirurgia di ricostruzione, delle tecniche di ricostruzione con la dottoressa Bocchiotti. Invece, i rischi di ricaduta, quali e quanti sono? In quali percentuali si corre il rischio che si possa ripresentare la malattia? Allora, il rischio c'è ed è strettamente correlato allo stadio di partenza. Oggigiorno, grazie alle campagne di screening, è sempre più facile trovare tumori allo stadio iniziale. In quest'ottica si parla di prevenzione, in realtà non è una vera e propria prevenzione, perché uno purtroppo non ha ancora gli strumenti per dire evitiamo il tumore al seno, ma evitiamo di scoprirlo quando è troppo tardi. Quindi dobbiamo cercare di scoprirlo quando è piccolo e curabile in maniera meno invasiva. Quindi il gioco delle campagne di screening è quello, e hanno dimostrato avere anche un impatto sulla sopravvivenza questi screening regionali. Lo screening è importante che sia fatto da radiologi molto addestrati a scoprire i tumori piccoli, per cui devono essere veramente, veramente in gamba.
E devo dire che la regione Piemonte su questo è tra le regioni più avanti in Italia. Purtroppo alcuni tumori ricadono e noi sappiamo che la percentuale di sopravvivenza a 5 anni globalmente delle pazienti è di circa l'87%, con un decremento che diventa meno importante successivamente. I 5 anni sono quello in cui più facilmente, soprattutto i tumori più aggressivi, possono dare la ricaduta e poi anche negli anni a seguire. Oggigiorno, grazie alle terapie cosiddette target, cioè mirate su alcuni aspetti molecolari e biologici del tumore, ci permette di cronicizzare la malattia, cioè cercare di convivere magari con delle metastasi, rendendo la qualità della vita comunque buona e prolungare la quantità della stessa. Ecco, ci dobbiamo fermare, poi entriamo nel quarto blocco dove parleremo di prevenzione, fondamentale la prevenzione, come si diceva prima, per la cura del tumore a seno. Salutiamo anche la dottoressa Bocchiotti che ci ha tenuto compagnia. Noi rientriamo poi con il dottor De Santis. Grazie alla dottoressa Maria Alessandra Bocchiotti. A tra pochissimo, in salute. Il tumore a seno, l'importanza della prevenzione, fondamentale la prevenzione. In studio il dottore Corrado De Santis, che è il direttore della Breast Unit presso l'ospedale Sant'Anna di Torino. Allora, dottor De Santis, innanzitutto, quali sono i sintomi del tumore a seno? Allora, per fortuna i sintomi sono pochi, occasionalmente ci possono essere, occasionalmente possono essere sintomi di patologia benigna che ti portano a fare degli accertamenti che ti fanno scoprire invece un tumore in fase più iniziale, per fortuna. Alcune volte questo può capitare. Tendenzialmente è asintomatico perlomeno nei primi stadi della malattia. Oggigiorno gli stadi più avanzati sono estremamente rari, solo in persone che decidono di trascurare il problema. Una cosa importantissima, al di là delle campagne di screening mammografico di cui abbiamo parlato prima, che sono estesamente diffuse sia in forma pubblica che in forma privata su tutta la regione, è l'autopalpazione della mammella. La donna che impara a conoscere se stesso, anche se all'inizio può apparirle di sentire di tutto e di più, è quella Esatto, più attenta. le ghiandole, Esatto. magari ci si spaventa perché Il sì. seno è fatto un po' come un grappolo d'uva immerso in una gelatina di grasso, quindi degli acini è normale sentirli. Però se uno è abituato a sentirlo, quando uno di questi acini cambia caratteristiche, è un campanello d'allarme per andare a sentire il senologo, sia radiologo Solitamente che diventa clinico. duro, è il primo La segnale? cosa che può diventare duro, può diventare più fisso, meno mobile. La pelle può cambiare il profilo in qualche punto se tira, una retrazione del capezzolo, delle secrezioni dal capezzolo che possono essere anche significative di nulla di rilevante, però se sono ad esempio secrezioni ematiche sono già un campanello d'allarme per farsi vedere. Negli stadi più avanzati uno potrebbe sentire dei linfonodi ascellari. Anche questi vanno fatti vedere dallo specialista perché non sempre una linfadenopatia ascellare può essere correlata sicuramente alla presenza di un tumore al seno, ma va escluso che non sia quello in primis.
una retrazione del capezzolo anche importante, cioè sono tutti segnali che non consideri a tutto tondo come dei veri e propri sintomi di dolore, ma sintomi che ti devono portare a fare il controllo. Il dolore per fortuna è più spesso associato alla patologia benigna, più spesso, non necessariamente sempre, però quello può essere, come dicevo prima, la spia per farsi vedere e capire che c'è da fare un approfondimento diagnostico. Ecco, prima di parlare della mammografia ed ecografia, si parla tanto di test genetici. Vogliamo spiegare cosa sono, quando si devono fare e che cosa indicano? Allora, io partirei da che cosa indicano i test genetici. Il test genetico è un esame del sangue che ha delle indicazioni ben precise quando c'è una storia familiare importante di tumore alla mammella, tumore in generale, correlazione tra tumore alla mammella e altri tumori ginecologici, tipo quello dell'ovaio, perché indicano non la certezza che uno si ammalerà, ma la certezza che ha la predisposizione ad ammalarsi. I nostri genetisti sono di una bravura incredibile, con degli algoritmi in base al risultato del test genetico, alla storia della paziente, agli eventuali esami istologici dei tumori che hanno colpito alcuni membri della famiglia, sono in grado con una discreta precisione di quantificare il rischio in percentuale. E questo ci porta a individuare pazienti a cui eventualmente offrire una chirurgia definita oggigiorno di riduzione del rischio. Cioè, tipo quella che ha fatto Angelina Jolie, bravissima. Giusto per tanto, riportare tanto un caso che tutti conoscono. Un caso eclatante è quello di Angelina Jolie. Ma la cosa da sapere è che anche quando c'è una storia familiare di discreta importanza, alla fine il test genetico alterato ce l'ha una piccola percentuale, dal 10% a poco più delle pazienti. Quindi non bisogna avere l'ansia di avere il risultato del test. Fino a qualche anno fa non sapevamo cosa farci col risultato del test. Oggigiorno, soprattutto devo dire, è stato recepito a livello ministeriale ed è rientrato nei cosiddetti LEA anche il fatto di poter fare accertamenti più intensivi in chi non volesse una chirurgia di riduzione del rischio o la chirurgia profilattica, sempre a spese del sistema sanitario nazionale, e soprattutto con un alleggerimento per il medico nella possibilità di prenderle queste decisioni, perché certo, per lo Stato italiano, se io tolgo una ghiandola, cioè un organo sano, commetto un reato penale. In una donna che ha accertato un rischio genetico elevato, oramai rientra nei cosiddetti livelli essenziali di assistenza il fatto che io possa fare una chirurgia per ridurre il rischio di tumore nel corso della sua vita. Quindi, per quanto riguarda i test genetici, quando bisogna farli, dove si possono fare e soprattutto si devono fare? Domanda proprio schietta. Allora, si devono fare è una scelta individuale. Uno, secondo me, prima di fare il test genetico deve pensare, analizzarsi e capire se poi del risultato eventualmente positivo sa cosa farsene. Se io faccio un test genetico e poi e mi risultasse positivo e non prevedo di fare né screening più ravvicinati, allora non facciamolo, perché certo, purtroppo le risorse sono limitate. Adesso stanno fiorendo test privati, ma il test pubblico che si fa per tutto il Piemonte in Città della Salute all'Istituto nostro di Genetica, e purtroppo le nostre genetiste sono oberate, bisogna discriminare bene, perché ripeto, alla fine di quelle che hanno un'importante familiarità, il test genetico ce l'hanno alterate in una piccola percentuale.
Mammografia ed ecografia sono fondamentali ovviamente per quanto riguarda la prevenzione e per appunto intervenire qualora venga evidenziato un tumore, un eventuale tumore, si spera in fase iniziale. Certo, la mammografia è l'esame cardine sulla Certo. quale si basa. Progressivamente nel corso degli anni, con l'avvento della tecnologia digitale, permette anche di prendere molto meno radiazioni, quindi è un esame che è diventato progressivamente più innocuo. L'ecografia può essere un'utile integrazione perché ci sono alcuni tipi di tumore che non si fanno vedere alla mammografia. Ah, ecco. Alcuni non si Quindi è utile fanno. fare entrambe. Può essere utile farle entrambe, le campagne di screening prevedono esclusivamente la mammografia perché devono riconoscere nella massa il problema. L'integrazione ecografica può essere richiesta o in base al dubbio del radiologo che legge la mammografia oppure in alcuni casi essere fatta di routine. Poi esiste un ulteriore esame che ci permette di capire qualcosa in più, ma non è pensabile di utilizzarlo come esame di screening, che è la risonanza Risonanza, magnetica. sì. Purtroppo la risonanza magnetica richiede tempi, mezzo di contrasto, elaborazione delle immagini piuttosto lunghe, per cui è un esame che riserviamo alla stadiazione locale della malattia nei casi selezionati. Ecco, la mammografia, quando bisogna cominciare a farla e poi è sufficiente farla ogni anno? Allora, la campagna di prevenzione regionale prevede la mammografia d'ufficio dai 50 ai 70 anni di età. La prevede ogni 2 anni, 2 anni, ogni infatti, due però anni. viene consigliata ogni anno, quindi Viene ci consigliata spiega. Certo. ogni anno a seconda anche del fattore di rischio, quindi uno al limite può aggiungerne una che sceglie di fare personalmente. Se c'è una storia familiare di tumore al seno, ma di quelle storie familiari che non hanno le indicazioni comunque a fare il test genetico, oppure la cosiddetta cancrofobia o fattori specifici, un seno denso che non ti permette di leggere bene la mammografia, allora ci può essere l'indicazione a farla annuale. Certo. Come c'è l'indicazione, questa è su base volontaria, c'è la possibilità di fare la mammografia con le campagne di screening dai 45 anni di età, e lì viene prevista annualmente fino ai 50, ed estenderla fino ai 75 anni di età. Oggigiorno le 75enni sono ancora molto performanti. Assolutamente. Quindi abbiamo solo più un minuto, il tempo sta volando. Allora, consigli per la dieta, ci diceva dieta preventiva, quali alimenti sono considerati cancerogeni, quindi non dobbiamo assumerli o assumerli in forma Allora, ridotta? non assumerli è, secondo Impossibile. me, è essere un po' talebani. Forse bisogna limitare Riduciamo. l'utilizzo dei grassi animali, quindi a volte la carne, moderarne, ma non a toglierla Carne dalla rossa. propria carne rossa, non andrebbe proprio tolta dal proprio menù, però mangiarla in maniera più limitata. Le farine raffinate Sì. e soprattutto fare molta attività fisica. E ci dobbiamo impegnare. Basta una camminata ogni Una giorno, una camminata da 20 mezz'oretta. minuti, Ah, 20 minuti, 20 bene. minuti a passo veloce, A non passo quella da veloce. shopping. Vabbè, evitiamo magari l'alcol, evitiamo il fumo. L'alcol, Per tanti altri motivi anche. il fumo non solo per i problemi correlati al tumore al seno, sul quale probabilmente l'influenza non è così importante, ma siccome è un cancerogeno noto per tanti altri organi, Certo. è sempre meglio evitarlo. Dottor De Santis, il tempo con lei è davvero volato, la ringraziamo per tutti i preziosi consigli e per le informazioni che ci ha fornito. Sia piacere, possiamo fare un altro Volentieri. appuntamento ancora più approfondito. Quindi ringraziamo di cuore il dottore Corrado De Santis, che è il responsabile il direttore della Breast Unit presso l'ospedale Sant'Anna di Torino. Davvero complimenti per il lavoro che portate avanti quotidianamente. Grazie, Grazie al dottor De grazie a lei. Santis, grazie a tutti i nostri telespettatori. Alla prossima puntata. Arrivederci.